doctor sono io. E io sono un medico dermatologo, faccio attività libero professionale con grande passione, cuore, dedizione. Ci provo a mettere tanta professionalità e mi sposto tanto, anche questo è bello e l'ho scelto proprio. Ho vari studi, no? In varie parti. In uno vi voglio portare per farvi vedere quello che faccio, come lavoro, come sono con i miei pazienti, perché penso che per il paziente entrare dentro l'ambulatorio insieme a me è utile per capire che cosa ha, come si risolve. Vi farò vedere, schematizziamo, problema-soluzione, ma non ve lo spiego, ve lo faccio vedere con me in diretta, nel senso in real, in ripresa diretta. Vero Doctor ha altri due aspetti che sono separati ma concatenati. L'aspetto donna, e questo io lo vorrei far passare tramite una delle mie attività mediche, che è l'attività più estetica, no? Da donna a donna. Quindi quando viene una donna a fare l'estetica io la metto a sedere, la guardo, gli do lo specchio, la consiglio, lei mi guarda, quindi questo è l'aspetto più forse donna. Oltre che le mie passioni che voglio che vengano fuori, ma questo per una condivisione personale con il resto del mondo. E l'altro aspetto è l'aspetto mamma, perché Vero Doctor è mamma. Vero Doctor affianco all'attività professionale, all'attività proprie, delle proprie passioni, all'aspetto mamma, che è un aspetto importantissimo, che è il vero senso della vita. E che però non cozza, tra virgolette, non va a sbattere con il resto, ma sta a fianco e rende il lavoro e l'aspetto donna ancora più bello. E quindi voglio far vedere questo, perché Vero Doctor è tre cose: è medico, dermatologo, è donna e non perde la femminilità pur nella routine, e la terza cosa è l'aspetto mamma, che dà lustro a tutto il resto. Fortuna. Sì. Già c'è gente, vero? Sì. L'avventura Vero Doctor comincia con una prima seduta ambulatoriale che mi piace presentarvi anche con un po' di emozione, perché comunque quando i progetti partono c'è sempre quella bella emozione che rende le cose vive. E vi introduco qualcosina, perché comunque seguirmi dentro l'ambulatorio è bello, è realistico, vi fa capire tante cose, ma forse avere un mio aiuto dietro è un qualcosa in più che vi serve. Velocemente e in maniera molto pratica, il primo paziente viene per asportare due lesioni che si trovano proprio praticamente a livello della zona della tempia e del cuoio capelluto, e che sono in estetismi, quindi non è una questione di vita o di morte, ma è una questione estetica. Il paziente lamenta un inestetismo visivo nella lesione anteriore, che è una cheratosi seborroica, e un fastidio proprio tecnico legato al fatto che, portando i capelli rasati, ha questo nevodermico sporgente, quindi sul cuoio capelluto, che vorrebbe asportare. Useremo una tecnica ambulatoriale semplice, ben tollerata da parte del paziente, che si chiama dermablation surgery. Lo strumento è portatile e quindi lo porto ovunque nei miei ambulatori, ed è veramente molto maneggevole, e devo dire che il paziente riesce a sopportare la metodica, che vedrete si può fare con una tecnica ambulatoriale in pochi minuti. La vedrete, non ve la spiego, ma la vedrete, questo è bello, no? Quanto sarà più o meno premesso? È un'oretta, un'ora e cinque. Saranno le 11:05. Allora, ti chiedo una gentilezza, tieni in mano questa bacchettina. Ma che mani grosse. Io sì. E che dita c'ha? Non hai visto? Oh, senti, capisco. Fai sentirà un pochino l'odore, senti male, pizzica un pochino, irresistibile, eh sì. La fai
sentirà un pochino l'odore. Com'è? No, c'è pizzica, però è... Ce la fai? Sì. Ok, io direi che ci siamo, adesso ti faccio la medicazione che puoi tranquillamente lasciare lì per questa sera e poi da domani mattina la cambia, a meno che stasera non ti stacca il cerotto, allora la ripeti già da stasera. Strato sottile, non ne metto. Ah, poco, appena appena, sì. Ok. Strato sottile fino a guarigione. Ah, quella per, quindi per parecchi, finché ho la crosticina metto... Sì. Ti aiuta a cicatrizzare e a fare meglio la cicatrice, il segno, quindi fino a caduta della crosta. No? E paziente 2, una cosa completamente diversa, questo vi dà anche l'aspetto proprio del, di quello che è la il vario che è nel mio lavoro, quindi si va da una cosa molto operativa che è appunto l'asportazione di queste due lesioni a una cosa molto diversa che è l'allergologia. Io pratico la dermatologia allergologica da molti anni, è un settore che è complicato ma che dà soddisfazioni in molti casi, perché la gestione del paziente allergologico è difficile, ma che crea anche un legame forte perché è fatto di continui controlli, aggiustare le terapie, eccetera. La paziente lamenta una rinocongiuntivite e vuole capire se la causa sono pollini piuttosto che acari della polvere, piuttosto che forfore epiteriche degli animali. Si fanno dei test che si chiamano prick test. Il prick test nasce per svelare, tramite un test cutaneo anch'esso ambulatoriale, che dura diciamo circa un quarto d'ora, 20 minuti, capire se la paziente è allergica e a che cosa. E vedrete, si mette una soluzione glicerinata, una goccia dell'estratto antigenico sull'avambraccio e lo vedrete, quindi ve lo spiego, ma come sempre voglio dare, voglio preannunciare quello che vedrete. Sulla superficie volare dell'avambraccio si aspetta circa 10-15 minuti, se il paziente è allergico sviluppa una reazione nel punto dell'infissione della ghino, della lancetta in plastica, sviluppa una reazione come se fosse stato punto da una zanzara, dico io, per renderlo platico, quindi rossore, gonfiore lì in quel punto. La paziente esce già con il referto in mano e con la terapia nel caso in cui ci siano delle positività. E quindi si dice a che cosa è allergica, quanto è allergica, si fa una quantificazione e si imposta una terapia che sarà poi quella che innesca i controlli futuri, perché la terapia potrà essere ritoccata piuttosto che aumentata, ridotta, e quindi da lì comincia un percorso. Il percorso allergologico è il percorso che si fa con tutti i pazienti che vengono per problematiche di tipo allergico. Le stagioni dell'anno. Quindi andiamo a fare questa testatura molto ampia, che è diversa da paese a paese. Se tu vai in Australia i pollini sono diversi, se tu vai in Spagna eccetera. Quindi per il nostro paese queste sono le cause più frequenti di rinocongiuntivite stagionale da pollini. Si fa una scarificazione con una lancetta che non è un vero e proprio ago, c'ha una punta, io uso le lancette quelle che fanno meno male, un po' pediatriche, non sono metalliche, sono plastificate, una bimba, e si disinfetta, si fa una scarificazione, poi si aspetta qualche minuto, entro 15-20 minuti tu devi avere la reazione. La reazione è immediata, no? Quindi si dice immediata, quindi tu esci già col referto in mano. E se hai una reazione, che tipo di reazione? Come? Identica alla puntura di una zanzara, quindi rossore, gonfiore e un piccolo gonfiore in sede di testatura nello stesso polline. Io ho una sequenza che viene riprodotta anche nel referto, quindi nella mia scatola, nelle braccia, nel referto c'è una corrispondenza tripla che ci permette di dire se sei allergica e a che cosa. Se non sei allergica avrai comunque la lista di quali sono gli allergeni che sono stati testati. Percorso, anche quelli non ti danno fastidio.
Tra gli allergeni, oltre ai pollini, ci sono gli acari della polvere, perché purtroppo sono allergeni perenni, non stagionali, ma molto frequenti, e ci sono gli epiteli e le forfore di cane, gatto e cavallo, che sono quelli che sono riconosciuti come la causa più frequente nel nostro paese di allergia agli animali. Cioè io di qui respiro, cioè l'ho sentito quando sono arrivata. Come da creatura. Già, bene. Perché questo c'ha un'affidabilità elevata, ma non è certo come testo, come il rastro. No, l'affidabilità è una certa percentuale, però non è certo. Vanno sempre combinati i risultati, poi so io che ti dico, in base sì, anche a quello che tu mi dici, cioè a ogni test allergologico va associata una rilevanza. Il primo episodio di Vero Doctor finisce qui, rientro a casa. Cercherò sempre di schematizzarvi problema, soluzione. Oggi il problema erano cheratosi seborroiche che le abbiamo rimosse ed era una problematica di tipo allergologico. Abbiamo detto alla paziente che cosa è allergica, abbiamo dato la terapia per riuscire a stare bene. Presto ci sarà il prossimo episodio, quindi vi chiedo di restare con me, perché se sarete con me sono convinta che quello che c'è dietro, Vero Doctor, passione, entusiasmo, voglia di fare bene, sarà ancora più grande. Quindi a prestissimo con il prossimo episodio di Vero Doctor YouTube Channel.